Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Aumenta il numero degli italiani che si affidano alla cosiddetta moneta elettronica, anche se tanti continuano ad essere scettici quando si tratta di preferire la carta di pagamento al contante. Sono circa 28 milioni le carte di credito in circolazione, quindi praticamente in Italia una persona su due ce l'ha, a cui si aggiungono circa 41 milioni di carte di debito e quindi bancomat nella sostanza. E secondo una recente ricerca, oltre alla metà dei turisti durante le vacanze preferisce ormai organizzarsi con le carte di pagamento e quindi andare in giro con poco contante in tasca. Salva Danaio oggi vi illustra i vantaggi ma anche i problemi legati al denaro di plastica, all'uso del denaro di plastica quando si viaggia, ma non solo, rispondendo anche alle domande degli ascoltatori in merito ai dubbi e ai timori che ne frenano ancora talvolta l'utilizzo. Pensate che proprio venerdì scorso è stato reso noto il bilancio dell'attività dell'arbitro bancario finanziario e nel 2012 si è registrato un balzo in avanti dei ricorsi dei clienti bancari nei confronti di questo organismo appunto di risoluzione delle controversie finanziarie proprio su temi legati all'utilizzo fraudolento delle carte di credito, bancomat e sistemi di pagamento online. Poi con noi stamattina Stefano da Empoli, presidente di ICOM, l'Istituto per la Competitività. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Perché proprio settimana scorsa questa organizzazione ha organizzato un convegno a Roma nella quale si è parlato anche di cosa potrebbe succedere in Italia se si incentivasse l'utilizzo della moneta elettronica o della moneta di plastica, chiamatela come volete, appunto chiaramente potrebbe essere anche un metodo, e lo è per la verità ed è una convinzione diffusa, per far emergere molto sommerso nel settore economico appunto italiano. Ma chiaramente gli scettici non mancano. Allora, guarda, sono già arrivati una marea di messaggi, io comincio a leggerne qualcuno perché poi potranno contribuire almeno ad animare anche la nostra chiacchierata di questa mattina. Poco diffusa, ci scrive Andrea da Bologna, perché è costosa. Ho due carte, ci racconta Francesco, ho buttato quella revolving, lo hanno fatto per la verità in molti negli ultimi anni, non è stato uno strumento che ha avuto un grandissimo successo in Italia, soprattutto quando dopo averne sottoscritte tanti gli italiani hanno capito che era uno strumento che costava, molto oneroso, impossibile da gestire, mi sono trovato un grosso debito senza rendermene conto. Infatti da questo poi partiremo anche per commentare l'utilizzo della revolving con i nostri ospiti. Dalla provincia di Cosenza Bruno ci scrive: uso quasi esclusivamente la carta di credito perché è l'unico modo perché l'esercente batta lo scontrino fiscale. Da questo parto per il nostro commento con Stefano da Empoli, presidente di ICOM, l'Istituto per la Competitività. Presidente, mi sembra proprio che abbia azzeccato il tema anche del convegno che avete organizzato settimana scorsa a Roma, il nostro ascoltatore di Cosenza. Ma sì, il tema delle carte di pagamento tra l'altro è un tema molto attuale, non solo diciamo da un punto di vista economico ma anche dal punto di vista della regolazione che si sta cucinando in queste settimane, in particolare a Bruxelles ma anche a Roma, perché è previsto anche un decreto italiano oltre a una proposta di regolamento europeo. Ha un cellulare vicino, presidente? Ecco, sì, se lo può allontanare perché sentivamo una fastidiosa interferenza, la ringrazio. Sì. Sì, poi arriveremo al tema di questa direttiva europea della quale si sta discutendo, che ha l'obiettivo di abbattere appunto le commissioni interbancarie sulle carte, poi ci arriveremo. Però voi avete puntato proprio soprattutto l'attenzione sulla questione dell'emersione dal nero, quindi lo strumento di pagamento elettronico come modalità per combattere appunto l'evasione fiscale. Ma assolutamente, noi abbiamo visto che ha un aumento attraverso un modello statistico, attraverso un aumento delle carte di pagamento si arriva a una maggiore emersione del sommerso e quindi a un recupero dell'evasione fiscale. Insomma, in particolare, tanto per darvi dei numeri, diciamo con 10 milioni in più, a 10 milioni in più di carte in circolazione corrispondono circa 5 miliardi di maggior gettito fiscale, quindi certo. Ecco, a patto che naturalmente si utilizzino poi queste carte, perché il tema anche, come dicevamo, è quello del costo. Ora, volevo ritornare un attimo a Stefano da Empoli perché volevo commentare appunto la questione degli esercenti che non sono molto convinti del far utilizzare la carta appunto ai propri clienti. Ma quanto costa ad un commerciante appunto dare la disponibilità alla clientela all'utilizzo appunto della moneta di plastica? Io continuo a chiamarla così anche se l'avvocato Milpignano non è molto d'accordo.
Ma naturalmente questo dipende da moltissime condizioni, però ecco, noi dobbiamo tenere conto anche che l'esercente ha numerosi benefici che derivano dalla, dal pagamento. Tanto non tiene il contante nella cassa. Mi sembra decisamente un beneficio rilevante, e insieme a questo ovviamente anche altri, quindi è chiaro. Poi ci può essere un tema legato ai micropagamenti, allora magari lì occorre immaginare insomma un meccanismo leggermente diverso, però tendenzialmente insomma occorre anche considerare il fatto che gli esercenti siano beneficiate insomma dalle stesse carte di pagamento. Senta, il 24 luglio uscirà questa direttiva europea che andrà a regolarizzare le commissioni interbancarie. Ci spiega in soldoni, quindi in termini molto più semplici appunto, che cosa succede? Ma succede sostanzialmente che verrà abbassata nettamente la quota che remunera la banca che emette la carta di credito dell'acquirente di una singola transazione. E oggi questa remunerazione a cosa serve? Serve in soldoni per coprire il rischio di credito che si assume la banca emittente nel momento in cui garantisce l'esercente del fatto che poi quella, e quindi diciamo sostanzialmente la banca emittente permette all'esercente di riscuotere subito una certa quota di denaro, anche se non è sicura che poi a fine mese chiaramente l'acquirente, il consumatore abbia la capienza sul conto, esatto, avrà la capienza per pagare quella. E quindi quell'assunzione ha un costo economico, e questo costo economico viene remunerato attraverso queste commissioni interbancarie. Ecco, quindi mi pare che nella teoria potrebbe essere una buona idea, però voi avete visto anche il lato negativo di questa novità, perché temete appunto che questa notizia possa in termini negativi ripercuotersi sui consumatori che utilizzano le carte. Perché? Assolutamente sì, ma vede, non è la prima volta che si parla di questo tema, e diversi paesi hanno già introdotto misure di questo tipo, insomma Stati Uniti, Australia, la Spagna già nel 2005, quindi è già un'esperienza che noi possiamo vedere, che il nostro studio considera, e bene, insomma in Spagna addirittura si è ritornato indietro nell'utilizzo delle carte di credito verso il contante, cioè si è andati verso un maggiore utilizzo del contante, quindi una minore tracciabilità dei pagamenti, e evidentemente con tutte le ripercussioni che questo può aver avuto. A lei risulta appunto la questione che ci ha sollevato il benzinaio poco fa, che praticamente il benzinaio paga la commissione solo per importi superiori a determinate cifre, ma a me come consumatore non mi risulta che avvenga così. A me sembra strano, è chiaro. Allora diciamo, ci può essere una logica economica sul fatto che all'aumentare naturalmente aumenti anche la commissione che si paga, perché aumenta il rischio di credito, che come sappiamo è ciò che viene pagato insomma alla banca da parte dell'esercente, quindi all'aumentare la cifra è chiaro che aumenta anche il rischio per la banca di non essere pagato dal consumatore. Ecco, adesso mi ha chiarito la questione un ascoltatore. Questo, onestamente, poi ecco, non conosco chiaramente la situazione specifica. No, evidentemente c'è qualche novità recente, perché un ascoltatore ci ha scritto un attimo fa: sotto i 100 euro non si pagano più le commissioni. È un po' strano, onestamente, però è chiaro che non conosco la situazione specifica, che poi ci possa essere una correlazione, e appunto all'aumentare il rischio di credito la banca si faccia pagare di più, questo può tranquillamente accadere. Ringrazio tutti gli ospiti che sono stati con noi stamattina.